Buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti a questo incontro di descrizione e valutazione del progetto Scienza Under 18 del 2023. È stato un anno molto importante questo per Scienza Under 18 perché per due motivi sostanzialmente. Uno perché sono ripartite in presenza tutte le manifestazioni delle sedi storiche. Questo dopo 2 anni di pandemia, credo che, come si è visto dalle manifestazioni, è stato un grossissimo risultato. E l'altro motivo perché in questi 2 anni di pandemia sono cresciute il numero delle sedi, si sono aperte 2 nuove sedi, una a Torino e una a Gioiosa Ionica, e tre. Però perché Torino inizialmente aveva cominciato con un gruppo che poi si è suddiviso e ha presentato 2 manifestazioni, una a Torino e una a Grugliasco. Avremmo dovuto cominciare un po' questa valutazione con alcune considerazioni della Presidente, ma la Presidente non c'è. E allora lasciamo un attimo la parola a Pietro per un brevissimo intervento. E poi cominceremo le valutazioni delle diverse sedi. Buongiorno, io non faccio un intervento della Presidente perché quello lo può fare solo lei, ma ho sentito la necessità di fare un piccolo prologo a questo incontro che magari a noi come Scienza Under 18 magari non è che serva tantissimo visto gli ambienti che cerchiamo di creare, ma siamo reduci, alcuni di noi, da alcuni incontri in cui diciamo, è mancato, secondo me, quello che è l'elemento fondamentale che dovrebbe distinguere non solo le riunioni online o in presenza, ma anche la vita sociale o magari anche la vita in classe. Vi faccio questo prologo leggendovi un brevissimo brano tratto da un libro di un pedagogista, Andrea Canevaro, che purtroppo l'anno scorso è morto, che in un libro che si chiama Pedagogia in zona di guerra cita un intervento che Nuto Revelli, molti di voi, tutti voi conoscerete, è uno scrittore, un ufficiale, un partigiano, che ha scritto tanti libri importanti, tra cui cito Il mondo dei vinti. Questo intervento Nuto Revelli lo fece all'Università di Bologna. Quell'intervento Revelli riflette su come intervistare i testimoni della guerra e usa queste parole che adesso vi leggo. Il punto più importante da affrontare nel condurre la testimonianza, noi potremmo dire anche l'incontro che stiamo facendo piuttosto che una lezione o un laboratorio. Ripeto, il punto più importante è non pretendere dall'interlocutore ciò che si vorrebbe ascoltare. Quando si ascolta è necessario non tagliare la parola, ma lasciare che il discorso cresca. Anche il silenzio è pieno di significati. Io questa cosa ve la voglio dare come messaggio all'incontro di oggi, quindi l'ascolto. Grazie Pietro. Adesso direi che potremmo cominciare a vedere le impressioni delle varie sedi. Direi che la prima impressione potremmo averla subito. Penso che quasi tutti o tutti abbiano ricevuto il video che Pietro pazientemente, sapientemente ieri ha assemblato con la rappresentazione di tutte le sedi. La prima sede, come abbiamo visto dalla scansione e dal video, è la sede di Pavia, per cui darei la parola a Mauro per darci qualche indicazione su come è andata Pavia quest'anno. Allora, buongiorno a tutti quanti. Io partirei appunto come richiesto anche da Pietro, dalla risposta ai 3 punti che erano stati proposti, quindi la
una conferma che ho avuto, una scoperta che ho fatto e poi proposte per il nuovo anno. Allora, la conferma che ho avuto è stata proprio, diciamo, lapidaria, secca, nel senso che quando mi hanno parlato del 18, perché per me era qualcosa di nuovo. Primo io anno, di solito non mi sentite? Sì, ti sentiamo bene. Ok. Io venivo da un'altra scuola in cui di solito si organizzava la notte dei ricercatori, aspettando la notte dei ricercatori in particolare, e Scienza Under 18 onestamente non la conoscevo. Quando me ne hanno parlato avevo capito da subito che sarebbe stato un impegno gravoso. Effettivamente è stato molto peggio di quello che mi pensavo che pensassi. In particolare, allora... La conferma che ho avuto è stata proprio questa, cioè che la cosa che temevo era che dopo, diciamo, il blocco pandemico, anche se le cose sono andate avanti online, la stessa, diciamo, fatica che si sta ritrovando nella didattica scolastica in presenza la si potesse trovare anche nel coinvolgere le persone tornando dal vivo ad organizzare un qualcosa di così grande, e effettivamente è stato così. Ci sono voluti diversi solleciti, soprattutto per coinvolgere in quelle attività che erano più critiche, come per esempio gli allestimenti, piuttosto che la parte di seminari. Tanto che alla fine per i seminari, alla fine, in virtù del fatto che sia io che il vicepresidente della mia scuola, entrambi teniamo un corso di didattica delle scienze presso l'Università di Pavia, alla fine abbiamo deciso di tenerlo noi pro bono, proprio perché si aveva difficoltà, una grossa difficoltà al coinvolgimento. E questo si è visto un pochino, diciamo, anche poi nella giornata, che è stata una grande bella manifestazione. Hanno partecipato in tanti, ma devo registrare che onestamente la cosa che a me risultava come organizzatore più evidente è che alla fine, anche se abbiamo fatto già soltanto il primo giorno, perché noi abbiamo fatto 2 giorni di esposizione, già soltanto il primo giorno avevamo sfondato i 1000 visitatori. Devo dire che però, scienziato, i numeri sono, lasciano un pochino il tempo che trovano. Perché, anche se i numeri sono buoni, la quasi totalità dei visitatori erano studenti delle scuole che esponevano. Quindi sembrava un pochino un cantarsela e suonarsela da soli. Quindi noi esponiamo, noi andiamo a vedere, e questo era, diciamo, i risultati sono ottimi, devo dire, numericamente sono ottimi. È stato molto soddisfacente anche per chi ha partecipato. Però onestamente, da organizzatore, anche se abbiamo fatto cartelloni, pubblicità e tutto il resto, diciamo che mi aspettavo una risposta della popolazione maggiore, ecco questo. Invece la scoperta che ho fatto è stata che non pensavo invece ad un legame così forte all'amministrazione e il tessuto scolastico pavese. Devo dire che io la stragrande maggioranza dell'aiuto l'ho avuto proprio dal Comune di Pavia. Il Comune di Pavia inizialmente aveva grosse remore, o meglio, più che remore, erano un attimo titubanti, perché se vi ricordate il periodo autunnale 2022 era stato caratterizzato dal fatto che si incontravano le incertezze derivanti dalla guerra in Ucraina e dal fatto che non si sapeva come sarebbe stato l'inverno, quindi poi come investire il denaro. Il risultato era che la priorità per gli investimenti era ovviamente legata al pagamento delle utenze. Scienza Under 18 proveniva da 2 anni in cui era stata fatta online, di conseguenza il grosso delle risorse che tradizionalmente anche dai bilanci che avevo visto venivano date, erano state grosso modo dimezzate. Inizialmente si aveva anche dubbio della location, addirittura, quindi non sapevamo neanche se ci fosse disponibile il Castello Visconteo.
le cose però si sono messe bene e il comune, quindi è veramente stata una bella scoperta, perché temevo invece una latitanza anche da parte delle istituzioni che avevano tutte le motivazioni per magari concentrarsi su altro. Invece il comune ha voluto fortemente la manifestazione e anche il passaggio di testimone che c'è stato, perché abbiamo avuto un avvicendamento all'assessorato, abbiamo avuto un cambio di assessore, c'è stata continuità. Quindi non ha, dal punto di vista istituzionale non ho avuto alcun problema. Quello devo dire che era uno dei punti in cui ero più teso, invece è andato molto bene. Le proposte per il nuovo anno? Allora, per il nuovo anno io per Pavia ho pensato diverse cose. Per invece Scienza Under 18 nazionale non metto becco come ultimo arrivato, però diciamo per quello che ho vissuto, per come sono stato abituato solitamente a gestire le cose, sarebbe bisogno di una, quantomeno per Pavia, una volontà più solida, e è purtroppo la proposta più immateriale. Lo capisco bene, è un qualcosa su cui si fa fatica ad agire, diciamo anche come consesso, ma quello di cui mi sono reso conto e l'ultima testimonianza è stata anche il fatto che con per esempio Scatti di Scienza, è una delle poche cose che ho demandato nel gruppo di rete, non si è tenuta. L'unica proposta che avrei per Pavia è di creare una rete che coinvolga gruppi che siano effettivamente coinvolti, cioè che vogliano veramente, perché è sembrato di cercare quasi di dover vendere un prodotto che non era richiesto in molte sedi. Ho avuto anche problemi con una scuola della rete che addirittura non ha mai risposto alle mail. E devo dire che anche le segreterie in generale spesse volte hanno fatto orecchie da mercante alle svariate mail e solleciti che ho mandato. Questa è stata una parte molto difficile da gestire. L'unica proposta che posso fare per l'anno successivo è questa, cioè di forse razionalizzare chi fa parte della rete, ridurre, cioè è inutile avere un organo ipertrofico che in verità poi nella gestione anche della riunione stessa risulta quasi più oppositivo, sembro quasi un dittatore tirannico, ma la verità è stata questa, ho avuto un piccolo gruppo di persone estremamente fidate su cui potevo contare, che immediatamente mi davano risposta, che mi consentivano di andare abbastanza snelli, anche perché i tempi sono diventati poi stretti, perché essendo nuovo, tra nomina e tutto, sono diventato operativo, effettivamente operativo, tra fine ottobre e inizio novembre. E niente, tutto qui. Forse delegare di più, suddividere i compiti che ormai sono stati individuati come necessari per lo svolgimento della manifestazione, eccetera, assegnarli a qualche scuola di cui poi questo deve rispondere, insomma, non lasciare tutto poi in definitiva al coordinatore. Sì, allora, diciamo che il fatto del delegare le deleghe di lavoro fatte con tranquillità sono state per lo più per gli insegnanti che avevano gli studenti in PCTO. Quindi le scuole della rete che avevano aggregato un PCTO sono quelle che prontamente rispondevano, prontamente lavoravano e non che hanno dato problemi. La mia scuola stessa in primis ha fatto due esposizioni, c'erano due espositori più il terzo espositore occulto che ero io,
perché avevo i ragazzi che, niente, avevo voluto subito, perché sono molto interessato all'intelligenza artificiale, gli ho fatto fare dei lavori con intelligenza artificiale e i gruppi li abbiamo avuti. Le scuole che non erano in PCTO vendeva, alcuni in particolare gli storici, quelli che storicamente hanno partecipato a Scienza Under 18 erano veramente attivi e altre invece lo facevano perché dovevano farlo. È sempre stato un po' il problema di alcune scuole attive, altre meno disposte soprattutto alla collaborazione nella fase preparativa. Il PCTO è quella che un tempo si chiamava alternanza scuola-lavoro. Sì, no, quello no. Bene, direi ringraziamo Pavia per le sue proposte, mi sembra interessante il discorso dell'intelligenza artificiale, credo che sia un argomento che dovremmo affrontare un po' a vari livelli nelle diverse sedi, quindi sarebbe utile ragionarci insieme. Passerei la parola, andiamo avanti con le sedi? Bene, allora in realtà c'è la sede di Torino che non mi sembra sia entrata, se non mi sbaglio, non ci sono. No, non è entrata. No. E allora diamo la parola alla sede di Marina di Gioiosa Ionica. Giuseppe, mi pare che ci sia, eccolo lì. Grazie Giuseppe. Sì, allora io faccio una premessa. Sentendo Mauro, ho avuto delle conferme, anche lui quest'anno ha intrapreso, immagino, questo percorso, nel senso che come coordinatore, quindi mi ritrovo per la maggior parte con le stesse problematiche che ho vissuto quest'anno come prima esperienza. Parto dalla fine. Non pensavo di arrivare alla manifestazione e durante il percorso ci ho sempre creduto, ma ci speravo poco, di arrivare alla fine essere soddisfatto. Essere soddisfatto a 360 gradi, a partire dai ragazzi, passare ai miei colleghi e a passare anche al contributo che è venuto, diciamo, dall'esterno. Diciamo, conosco la realtà di Scienze Under 18 da qualche anno e l'anno scorso avevo avuto l'opportunità di lavorare presentando con scatti di scienza in una mia classe, seppur online, quindi già un minimo di esperienza non a livello di coordinatore ma a livello di lavoro e di modello praticamente l'avevo avuta. E ecco, la prima domanda di Pietro, la conferma che ho avuto, la conferma è quella dell'efficacia del modello, sia con riferimento all'acquisizione delle competenze che gli alunni poi hanno con questo modello di lavoro, ma anche e soprattutto, e quest'anno ho avuto una grossa conferma, a livello di inclusione. Io diciamo che il complimento, le parole forse più belle le ho avute nell'ultimo collegio docenti, quando la referente dell'inclusione ha citato anche questa esperienza come occasione di, diciamo, inclusione. E nel video poi che abbiamo creato, questa è evidente, il ragazzino che faceva l'ultimo esperimento è un ragazzo che insieme con la classe è riuscito ad essere coinvolto. E secondo me questa non è una cosa da poco, perché oggi lavorando nella scuola vediamo che spesso questi ragazzini sono abbandonati a se stessi, quindi diciamo questa è una conferma che io ho, diciamo, tanto. Per quanto riguarda invece la scoperta, noi abbiamo avuto, grazie a Pietro, grazie a Bruno, che sono venuti giù anche qui in Calabria fin dall'inizio, da novembre, il primo incontro. Praticamente
i miei colleghi, in quell'occasione io avevo cercato di coinvolgere un po', a, diciamo, a tappeto, cioè un po' tutti, con i vari dipartimenti, non escludendo nessuno. Dopo quelle tre ore trascorse insieme, anche durante quelle tre ore, avevo avuto l'impressione che questa gente non avesse interesse, che stessi proponendo qualcosa di, diciamo, anomalo. E questo è durato per un bel po' di tempo, anche all'interno della mia scuola stessa, quello di cui parlava Mauro, il fatto di sentirsi spesso soli, non accompagnati, diciamo, dagli altri. Le uniche persone che si sono dimostrate subito interessate e attive, e io dico purtroppo perché, se purtroppo, però non è, diciamo, una sconfitta, sono stati docente, in particolare uno, che purtroppo sono di passaggio, ecco perché dico purtroppo, nella mia scuola sono a tempo determinato, per cui non è gente sulla quale io l'anno prossimo sono sicuro di poter contare. Forse è la linea. Dico, non sono persone su cui io sono sicuro l'anno prossimo di poter contare, però questo può essere un'occasione, perché magari andando in altre scuole l'anno prossimo io potrò avere dei riferimenti per ampliare praticamente, diciamo, la rete e il gruppo con cui, diciamo, stiamo lavorando. Per cui, come scoperta, diciamo, nuova, è quindi a partire da questo disinteresse, da questo scetticismo verso l'iniziativa, ma non solo dei colleghi, ma anche degli enti, nessuno mi ha dato retta, cioè ero come un peso. Sono andato a proporre al diciamo, vice sindaco, a chiedere un diciamo, supporto, a cercare di pensare quale fonte mi dovesse sostenere anche a livello per le piccole spese che, diciamo, che ci dovevano essere. E, non c'era, diciamo, entusiasmo, c'era disponibilità, chiamiamola istituzionale, giusto per non dire di no, ma non c'era questo. Alla fine il risultato è stato tante classi in piazza, tanti docenti che hanno fatto a gara a dire che c'era anche il loro lavoro, che anche loro avevano presentato un lavoro, che diciamo che sono venute a presentare. Complimenti ricevuti dopo da parte dei colleghi stessi, è un'iniziativa, non pensavo che fosse così. Noi avevamo fatto un secondo incontro formativo con Pietro successivo, dove praticamente quel gruppo grande era diventato un gruppo piccolo, ma avevamo creato 4-5 persone che poi sono stati il traino, no? Cioè sono state quelle che hanno... Senti? Sì, ti senti. Che sono stati quelli che hanno praticamente creato, che hanno fatto da, diciamo, traino per tutti gli altri. Quindi non mi aspettavo sinceramente che una risposta positiva, perché anche la telefonata del sindaco stesso, subito dopo la manifestazione di pomeriggio, ci eravamo lasciati alle 2, mi ha richiamato la sera di nuovo alle 6, dicendomi, dice, professore, le riconfermo la mia disponibilità per... L'anno prossimo non pensavo ad un'iniziativa di questo tipo, la ringrazio per averla proposta nel nostro territorio. Quindi, mi sembra un ottimo risultato, partendo dal scetticismo iniziale, direi che i passi sono stati da gigante. Esatto. Io una cosa che forse potrei aggiungere sulle difficoltà con le amministrazioni, avendo fatto coordinatore di Pavia per parecchi anni, essendo stata quella che ha cominciato a Pavia, un grosso aiuto l'ho avuto sempre dal comune, e forse la strategia è stata quella di coinvolgere il comune non con il patrocinio, queste cose qui, ma come organizzatore assieme a noi. Quindi tutte le proposte uscivano sotto la voce comune e Scienza Under 18. E questo negli anni aveva dato parecchi risultati. Va bene, direi che... Io cercherò di fare solo qualche minuto, solamente vi rubo, giusto per dare un po' qual è la mia idea, diciamo,
l'anno prossimo. Lo faccio in maniera sintetica. Una è creare un gruppo di diciamo, docenti all'interno della mia scuola e di fare rete. Noi quest'anno abbiamo avuto una scuola praticamente che ha presentato, diciamo, esterna, quindi a partire da questa vorrei creare una rete, almeno costituita da 4 scuole. E come seconda cosa vorrei, non l'ho fatto quest'anno, per l'anno prossimo stabilire un tema di lavoro. Quest'anno siamo andati un po', diciamo, allo sbaraglio, costando di tutto e di più. L'anno prossimo vorrei orientarmi su un tema, 2 temi su cui, diciamo, lavorare. E poi praticamente sul discorso che dicevate prima, il CTO, io ho fatto un'esperienza positiva. Noi abbiamo, praticamente, io ho coinvolto le classi in PCTO, delle classi che non hanno lavorato, hanno avuto l'occasione con Scienze Under 18 di occuparsi dell'organizzazione. Noi abbiamo un indirizzo turismo, addirittura un indirizzo grafica che mi piange il cuore, l'anno prossimo perderemo perché non siamo riusciti quest'anno a creare una classe prima per il terzo anno. E forse Scienze Under 18 mi aiuterà, perché se io riesco l'anno prossimo a creare una classe di grafica su questa esperienza, salverò praticamente anche l'indirizzo grafico nel nostro istituto. Poi l'ultima cosa, proposte per Scienze Under 18, non dico quello che penso. Sentivo prima qualcuno che diceva di incontrarci. Ecco, sarebbe bello, magari, forse sia un po' pesante per tutti, organizzare delle riunioni nelle varie sedi, anche una all'anno, occasione per trascorrere qualche giorno fuori, ma anche occasione per tutti noi di vedersi, diciamo, in presenza e portare l'esperienza nostra tutti insieme all'interno delle nostre scuole, delle nostre rete, Queste sono le mie proposte. Grazie. Benissimo, grazie per il tuo intervento e adesso diamo la parola a Raffaella Brambilla della sede di Monza Brianza. Grazie Raffaella. Eccomi, grazie a voi. Spero mi vediate, no? Il collegamento un po' alterno. Sì, ti vediamo. Perfetto. Dunque, saluto tutti e niente, dai, sono contenta appunto perché ci sono le nuove sedi che ho visto già anche in altre riunioni e che sento comunque, al di là delle difficoltà, molto molto attive, perché anzi mi sembra che siano già un buonissimo punto, se penso al fatto che noi siamo alla 20ª edizione, ma appunto ne abbiamo di cose da fare, direi che siete stati bravissimi, quindi mi sento di dire che state partendo bene. E niente, io appunto anch'io seguivo un po' lo schema di prima, ma mi si confondeva un po' nella mente, nel senso che alcune sono delle conferme e delle scoperte, non saprei distinguere bene fra le due. Sicuramente, come diceva anche qualcun altro, quella del metodo, sia il metodo che ci siamo dati noi come coordinatori o comunque quando ci siamo confrontati su come cercare appunto di portare il nostro progetto e quindi come promuovere effettivamente la modalità Scienze Under 18, sia poi per la risposta delle scuole, nel senso che una delle scoperte, ma anche conferme tutto sommato, è che questo ce l'hanno detto gli esterni, l'hanno anche scritto sul nostro quaderno, avete visto nel nostro video c'era proprio quel quaderno che è tornato dopo qualche anno a essere raccolta dei commenti dei visitatori, che la qualità dei progetti in effetti è andata sempre crescendo. Quindi questo credo possa essere non tanto detto dal coordinatore, ma detto da, appunto, da chi ha partecipato anche come visitatore, una buona conferma. Tutti questi commenti positivi e tanto entusiasmo da parte dei partecipanti, come dicevano anche i colleghi precedenti, e la scoperta da coordinatrice che vede poco perché durante la manifestazione fa tante altre cose, però è di avere tantissime realtà positive, cioè tantissimi docenti che davvero fanno dei lavori splendidi con anche appunto delle tematiche innovative, per cui anche quelle che si citavano prima. Noi abbiamo una partecipazione della scuola superiore un po' minore rispetto, credo, a chi ha parlato prima, perché voi partite già appunto da, siete all'interno già di quelle scuole, mentre per noi è un po' meno la partecipazione delle scuole superiori, che però ci sono state e che ci sono state appunto anche con i compiti, quelli che dicevamo prima, anche legati al PCTO. Quindi questo sicuramente, come diceva anche Mauro, è una cosa positiva. È vero che le scuole che già erano fidelizzate, ma che hanno un compito molto preciso,
i cui alunni svolgono quindi un'attività che poi li porta appunto dei ritorni anche dal punto di vista del loro percorso curricolare, sono già abbastanza autonomi, sono da gestire per le questioni organizzative, però sono autonomi, partono, se dicono di sì, in effetti insomma si può andare tranquilli. Noi abbiamo anche visitatori, anzi tanti, che non sono espositori, e quindi quando qualcuno diceva prima che era un po', anche gli espositori ovviamente hanno dei turni di visita, però ci sono anche scuole dall'esterno, non abbiamo il pubblico, cioè è vero, noi lo facciamo la mattina, quindi c'è un po' magari quel limite, però nonostante la pubblicità, si diceva anche prima, effettivamente la popolazione, denominiamola così, è molto meno coinvolta. Negli anni abbiamo puntato anche sulle conferenze degli esperti, e quest'anno era anche collegata proprio al personaggio a cui noi titolavamo, in modo appunto così per dare un senso anche a quest'anno, la conferenza che era appunto Hollas. Abbiamo avuto un esperto che ha parlato di lui, alcune scuole hanno chiesto di partecipare a questa cosa, però in effetti non è un così grande richiamo per l'esterno. Rimane forse una cosa un po' di nicchia, ecco, questo non lo so. Poi ripeto, gli orari sicuramente, l'idea, visto che qualche genitore negli anni è circolato, era forse di comunicare di più anche come singoli insegnanti, di suggerirlo quindi anche a quelli delle altre scuole, che anche i genitori possono venire a visitare. Ecco, qualche genitore da noi è capitato ogni tanto, compatibilmente col lavoro, perché poi, vabbè, i genitori in queste occasioni sicuramente sono contenti di vedere i loro ragazzi, così come quando ci sono attività a scuola. Poi, tra l'altro, la nostra è una scuola musicale, per cui attira tantissimo, e questi eventi sono molto... Quindi, non so, un pensiero per il futuro è magari di... parlo per le scuole medie, primarie, di coinvolgere anche questi come visitatori. Non lo so se può essere un'idea. E poi tante tante idee per l'anno prossimo, quindi coinvolgere maggiormente le associazioni, perché in effetti sono una forza anche sul territorio, però ecco, non come una vetrina, non so come dire, cioè come davvero che fossero loro propositivi e facessero, perché sennò contributi alla manifestazione. Sì, perché sennò diventa che li gestiamo solamente, no. Questo invece comporta ancora più tempo, più dispendio di energie. La formazione per gli insegnanti, anni fa da noi a Monza e Brianza, anche in collegamento con l'Università di Bologna, facevamo una formazione in verticale, quindi con tutti i livelli di scuola, che aveva l'egida di Scienza Under 18, con dei fondi che anche lì sarebbe bello trovare, perché quelli erano davvero dei momenti di formazione, al di là di quella nostra di Scienza Under 18, che secondo me ha funzionato, quindi dico del nazionale, non so come definirla, quella che abbiamo creato noi, però anche quella, non so, proprio sul metodo, sulle attività fatte da questi enti esterni, che però sposano questa filosofia. Non so, da noi aveva funzionato, poi magari si può raccontare meglio anche questa esperienza che avevamo avuto. Vediamo, avevo un po' di appunti. Ah, ecco, noi la scuola dell'infanzia non la contattavamo più, ma questo forse è un errore mio, nel senso che io negli anni, quando ho ereditato la manifestazione, loro non c'erano. Invece ci riproverò l'anno prossimo, perché errore quindi, mio. Buoni propositi per l'anno prossimo, direi che formazione e associazioni, le scuole. E poi no, ecco, come scuole che vorrei coinvolgere, perché magari questo può essere una cosa che attira molto, sono i ragazzi che fanno l'alberghiero per avere la merenda. Se c'è cibo, di solito le persone vengono. Arriva. Non so se può essere un'idea. Quindi, però, nel senso, ci sono anche questi ragazzi che in altri momenti... Un altro PCTO da sfruttare. Esatto, questo diciamo giusto per dare una... Va bene, allora, visto che il tempo stringe, certo, diamo la parola a Milano, a Raffaella Razzini. Grazie, Raffaella. Sì, detto già sentito tanto, quindi cercherò di essere brevissima. Allora, intanto, se non lo sapete, noi abbiamo fatto quest'anno la manifestazione all'Università Bicocca, all'interno di un evento chiamato Festival della Scienza o delle Scienze Partecipate. Poi erano comunque i nostri stand, diciamo i nostri tavoli soliti. Se avete visto i numeri capite già che
Per Milano sono numeri quasi irrilevanti, le scuole sono poche, erano scuole storiche, quasi tutte con un paio di new entry, di scuole che con i percorsi che abbiamo agganciato con altre modalità, appunto, anche proponendo alcune attività con l'Università Bicocca. La conferma è quella, come avete detto in tanti, del metodo, soprattutto la vitalità dei docenti e il tempo, perché si capisce dai progetti che vengono presentati quanto tempo e quanto lavoro ci sta dietro. Quindi questo sicuramente che è contagiosa e contagia i ragazzi. Il solito clima festoso, di grande animazione in tutti i sensi, avevamo anche molto spazio, una location, come si dice oggi, bella, magari con qualche difficoltà nei tavoli, ma insomma, questo ci ha permesso, non avevamo molta scelta, questo ci ha permesso di bypassare il comune, che per noi, il comune di Milano, è troppo oneroso, non riusciamo a gestire i costi. E anche i municipi che quest'anno, appunto, purtroppo, come diceva Mauro di Pavia prima, quest'anno hanno, come dire, destinato poi i fondi ad altre iniziative. Certo, il metodo è sicuramente, come dire, confermato, anche se non sempre poi il livello è quello, diciamo che è omogeneo. Ecco, c'è ancora qualche margine di miglioramento per ciò che riguarda le acquisizioni scientifiche. Mi permetto di dire questo dopo aver parlato con Paola Catalani, naturalmente, che ha coordinato e organizzato insieme a me, e che è più, come dire, più accreditata per valutare dal punto di vista scientifico. Scoperte. Beh, io dovrei dire per la verità che per me personalmente la scoperta, il momento piacevole, anche un po' di sorpresa, è stato il lavorare con alcuni insegnanti, alcuni docenti di Bicocca, alcuni ricercatori, in particolare Paolo Frattini, soprattutto nell'organizzazione di un tavolo e poi del simposio. Lì veramente quello è stato. Però in realtà, te l'ho già detto in tanti, però la cosa che in realtà mi ha sorpreso, mi ha piacevolmente di più, è stato l'impegno di ragazzi che abbiamo, appunto, che Pietro peraltro coinvolto come fotografi, sono quelli che hanno realizzato il video, ma soprattutto delle fotografie molto belle, secondo me, che sono ragazzi di un, come si chiama, di un Ipsos, col quale abbiamo sempre collaborato, ma questa volta abbiamo ripreso, no, loro sono venuti da soli, guidati da Pietro, sono stati proprio veramente 4-5, erano professionali, seri, quasi del tutto autonomi, e quindi passo subito alle proposte, se non, sì, guardo i miei appunti. Sì, no, l'altra cosa che volevo dire in realtà che è quello che l'attività che ho seguito di più, che è stato nel secondo giorno, abbiamo fatto 2 giorni noi, il simposio, un simposio che ho dovuto seguire per forza dall'inizio alla fine perché lo conducevo insieme a Paolo Frattini. Anche questo ha confermato il modello per cui in questo tipo di comunicazione i ragazzi curano molto, appunto, la comunicazione, l'interlocutore, il linguaggio, proprio la postura. Questo anche qui non tutti, come dire, con gli stessi esiti, margini di miglioramento anche qua. Però è valido per tutti, a partire abbiamo avuto scuole primaria, secondaria di primo grado e anche di secondo grado, naturalmente con modalità diverse, potete immaginarlo, ma questo è da tenere. Proposte, allora, scusa, di Proposte. proposte. Allora, PCTO assolutamente, riprendere la rete di scuole che fanno appunto compiti, a cui vengono assegnati compiti. I nostri alberghieri a Milano hanno dei catering più costosi di Cracco, quindi, però qualcos'altro glielo si può far fare. E poi questo lo dico soprattutto per Milano, perché secondo me dobbiamo riprenderlo anche per rilanciare un po' con le scuole superiori e la formazione.
Formazione, formazione, formazione. Accompagnare in appunto percorso di formazione le varie processo che porta alla manifestazione, anche sulla comunicazione. Bene, grazie. Vedo che le proposte convergono abbastanza, quindi vuol dire che il nostro impegno e il nostro modo di vedere il progetto e la crescita del progetto sono abbastanza coerenti e coese. Bene. Allora, dopo abbiamo la sede di Grugliasco che non sono ancora entrata. Scusa, c'era Roberto forse che era attaccato a Milano? Interrompo. Giusto. Roberto, ma non avete fatto la manifestazione a Lodi, ma avete partecipato alla manifestazione di Milano, giusto? Esatto. Sei ancora allora, in macchina? Sì, ovviamente. Non abbiamo partecipato alla manifestazione, cioè non abbiamo fatto una manifestazione nostra in provincia di Lodi, perché, come diceva prima Mauro di Pavia, la conferma che abbiamo avuto, che ho avuto, e parlo al singolare, non a caso, peso di organizzare tutta questa cosa da solo, nel senso che all'inizio dell'anno, quando ho provato, dopo i 2 anni di pandemia, a chiedere ai colleghi chi fosse interessato a partecipare a Scienza Under 18, ho fatto una riunione in cui, se non avessi obbligato 2 docenti di fisica a venire solo perché volevo parlargli del progetto, quello delle stelle di Bicocca, che poi non è andato in porto da noi, se non avessi obbligato loro avrei fatto la riunione di Scienza Under 18 da solo. Quindi nella mia scuola al momento non c'è interesse a continuare Scienza Under 18, almeno quest'anno, che era un anno di cambiamento per noi, un anno in cui si tornava a pieno regime dopo la pandemia, un anno in cui cambiavamo preside e la cosa non ha portato miglioramenti, anzi, un anno in cui abbiamo perso alcuni colleghi che sono andati trasferiti o pensionati o roba del genere. Il nucleo di professori che erano molto attivi, diciamo 4 anni fa, prima della pandemia, Scienza Under 18, completamente spariti, alcuni per la pensione, alcuni perché si sono semplicemente demotivati, stancati, impegnati a fare altro, quindi al momento Scienza Under 18 a Casa Pusterlengo, nella mia scuola, sono io. Ovviamente il progetto non può ricadere tutto sulle mie spalle, perché ho anche altre cose che mi piace fare, che mi piace seguire, e quindi... Non ha neanche molto senso se non c'è interesse. Esattamente, e quindi ho deciso che, visto che non c'è la partecipazione, io Scienza Under 18 da solo non l'avrei organizzata. La conferma però che ho avuto è invece che l'interesse non era spento nelle scuole della, tra virgolette, rete. Dico tra virgolette perché, come sapete, da noi non ci sono altre scuole che si associano a noi pagandoci una quota o roba del genere, come so che funziona in altre parti. Da noi sono semplicemente scuole che noi contattiamo, che contattavamo, seguivamo via mail, eccetera, le medie di Casa Pusterlengo, le scuole di bambini ancora più piccoli. L'interesse in queste scuole non è scemato, perché mi hanno chiesto poi verso marzo, aprile, ma quest'anno non si fa Scienza Under 18? Ovviamente me lo chiedono a marzo, non è che posso mettere in piedi niente per maggio. Quindi mi fa piacere che da loro sia rimasto questo interesse, io gli passerei volentieri la palla della gestione di tutto se potessi. Temo che provare. Non, che non fatto. È facile allontanare, nel senso che quando gli dici a uno, tieni, gestisci tutta questa cosa enorme perché io non ho più voglia di farlo, o non ho più le forze di farlo, dove non prendi un soldo in più, dove non ci guadagni niente, ovviamente, ecco, a me è stato passato esattamente in questa maniera qua, quando sono arrivato in questa scuola, e finché avevo il supporto dello zoccolo duro che conosceva Scienza Under 18, che l'aveva visto nascere e crescere, e che aveva anche i contatti con le altre scuole, i contatti col comune, eccetera, allora la cosa era fattibile. Io da solo, che non conosco nessuna delle altre scuole, che non ho tutta questa rete di contatti, eccetera, non ci ho messo né uno né due, ovviamente, a perdere di vista la rete, a perdere di vista le cose organizzative, perché non erano nate con me, ma mi c'ero ritrovato dentro senza conoscerle bene. E allora cosa ci proponi per l'anno prossimo? Visto che l'interesse rimane,
Io posso provare in ultimo tentativo, quando inizia l'anno, il prossimo anno scolastico, a ricontattare le scuole e dire: ok, la pandemia è finita. Noi quest'anno abbiamo fatto Scienza Under 18, per fortuna, grazie alla possibilità che ci ha dato Bicocca di avere questi laboratori a distanza, diciamo così. Noi abbiamo fatto, con le mie classi, due hanno partecipato ai dialoghi di scienza e mi hanno risultato apprezzabili, cioè sono stato contento di come hanno lavorato, di come hanno presentazioni e di come aspetta, sentite ancora? Ok, Sì, sentiamo. e di come, diciamo, si è realizzato proprio questo incastro del seminario organizzato tra i dottorandi e i miei studenti. Quindi questo mi è piaciuto perché lo spazio che ci siamo ritagliati tra noi e i dottorandi di Bicocca, secondo me, ha funzionato bene e la piccola delegazione di studenti che ho portato in Bicocca per il seminario che ha condotto Lella insieme a Paolo Frattini hanno dato delle soddisfazioni. Cioè, Bene. soprattutto una delle due classi, quella da cui mi aspettavo di meno, in realtà mi ha colpito piacevolmente. Come Quindi sempre. qualcosa da salvare c'è. Per l'anno prossimo io posso iniziare ricontattando le scuole e dicendo: noi quest'anno ci siamo gestiti Scienza Under 18 tra di noi, abbiamo fatto la nostra roba con il DISAT, una mia collega, Caria purtroppo, si è data disponibile per fare il progetto con Paolo. Ci sentiamo E posso male? dire, No, quale progetto, Roberto? Non abbiamo sentito. Paolo Quello dei Frattini? pluviometri. Sì. Però sono contento che questa collega, anche se precaria, Ti sentiamo più perso. Non ti sentiamo più. video, magari mi sentite meglio. Sentite? Sì, concludiamo un po' perché siamo in ritardissimo. Vedo Quindi che devo posso essere chiedere cattivissimo. loro, no, fai bene, posso chiedere loro se sono interessati l'anno prossimo a fare una manifestazione di nuovo in Soprattutto a piazza Casa impegnarsi a Pusserlengo. darti una mano. Devi prima trovare Vediamo. qualcuno che si impegni nell'organizzazione, se no sei da capo come Bell'ideale. quest'anno. Va bene. Esatto. Ma so che devo contare su forze esterne alla mia scuola e non interne. Beh, magari c'è qualche arrivo a settembre nuovo. Speriamo, perché noi di scienze siamo letteralmente dimezzati quest'anno, Quindi quindi ci saranno c'è tanti proprio nuovi bisogno. su cui pesare e pensare. Va Va bene, bene, grazie. d'accordo, grazie mille Roberto. Passiamo alla scuola, sarebbe di Lacchiarella. Però, visto che la scuola di Lacchiarella non è presente, ha mandato una relazione che tutti hanno, visto che siamo un po' in ritardo, propongo che ognuno si legge la relazione di Lacchiarella e passiamo invece alla sede di Monfalcone con Maria Teresa. Ok, dai, cerchiamo di fare. Grazie a tutti, comunque condivido molte delle cose che sono già state dette, cercherò proprio di fare i punti essenziali che ci ha raccomandato Pietro. Allora, confermo anche da parte mia ulteriormente che la formula, chiamiamola così, formula Scienza Under 18, funziona ancora. E funziona anche, mi riaggancio anche a quello che ha detto Giuseppe. Per quanto riguarda i momenti di inclusione, mi ha fatto proprio venire in mente il fatto di due ragazzine di una scuola, di una professionale che avevano gestito un progetto sulle, no, gestito, facevano parte della loro classe, un progetto sulle epilessie e avevano realizzato loro, due erano di loro in particolare, un video e un video. Un giochino che prendeva tutte le fasi, diciamo, di come gestire i momenti di crisi epilettica, per dire, e con grande disinvoltura. Quindi questo è un ulteriore, funziona anche come momento di inclusione. E funziona, cioè la formula che gli studenti sono protagonisti e che si scambiano fra di loro, il grande, diciamo, racconta il piccolo e viceversa, per alcuni
diciamo, parlo del nostro territorio, mi sono venute, diciamo, delle conferme anche da fuori dalla scuola che questa modalità viene riconosciuta come, ah, che bello, guardate, facciamo così. Non più tardi di qualche mese fa eravamo stati contattati, c'era arrivata una comunicazione di Paola Rodari che diceva, sapete, qua c'è una, stanno lanciando un'iniziativa col centro del fegato, come molte delle realtà scientifiche che ci sono a Trieste, ma così mi parlavano, sì, queste docenti, era un progetto in collaborazione con un istituto tecnico, e allora Paola Rodari, che ci conosce, dice, guarda che questa cosa già la fanno. Cioè, nel senso che questo tipo di modalità che per voi gliela presentavano come cosa, diciamo, nuova, dice, è già una cosa abbastanza rodata, e quindi un'ulteriore, se possibile, conferma della formula, chiamiamola formula Scienziando 18, che funziona come protagonismo, come scambio intercomunicativo, eccetera. Scoperta, allora, proprio scoperta vera e propria, ci è capitato, come Scienziando 18 tante volte può essere anche un momento di incontro e di scambio quasi un po' di autoformazione con i colleghi. Abbiamo saputo da un collega che era tra gli espositori che a Gorizia esiste un museo di scienze naturali di cui noi ignoravamo l'esistenza, che poi dopo siamo andati a visitare, e per dire, lui in qualche modo ci faceva parte. Quindi Scienza Under 18 è anche questo, cioè può succedere che conosci delle cose magari del tuo territorio che non conoscevi, e anche questo potrebbe essere un trampolino di collaborazione per attività future. Poi, più che scoperte, sono un paio di sorprese, le definirei, nel senso che una sorpresa è quella che ha partecipato quest'anno, già dai tempi del Covid, se vi ricordate, c'era la collaborazione della collega Anna Rita Bisogni di Calabria, della Calabria, che aveva già mandato i Di video a Vibo quella. Valencia. Scusami, di Vibo Valencia. Avevamo chiesto qualche volta così io se c'era possibilità che si cominciasse a costruire anche un ulteriore nucleo nuovo, e lei aveva cominciato a sondare qualcosa. Io credo che abbia questo primo passetto avanti, è quello di aver preso contatti con una collega di una scuola media, secondaria di primo grado, e quest'anno questa collega ha partecipato da remoto, diciamo, con un video, quindi un primo passettino, seppur da lontano. Altra sorpresa è, diciamo, un po' l'effetto cascata, tra virgolette, che c'è stato riguardo il progetto Acqua, che era partito con la scuola materna con il gruppo di scuola materna di Monfalcone, che in qualche maniera, con nostra, devo dire, sorpresa, ha, come dire, cooptato altre due realtà, la scuola primaria di Duino, che era una collega col primo anno, come si dice, l'anno di prova, che ha partecipato per la prima volta, aveva presentato questo progetto, quindi è stata un'occasione anche per lei di, molto soddisfatto ovviamente, di partecipare come anno di prova a questa esperienza. E non solo, oltre alla collega di Trieste che ha partecipato, la leader che voi conoscete già, che ha partecipato pure, si è aggregata a questo progetto Acqua, e un'altra che non c'entrava completamente niente, non faceva parte del nostro circuito, ha partecipato pure con un giochino con l'acqua. Quindi, diciamo, c'è stato un po' di catalizzatore, come una specie di catalizzatori sì, attorno a un progetto. Quanto riguarda i nostri progetti futuri, una cosa che ci piacerebbe fare proprio noi come sede era la mostra di matematica sul caso, e ci piacerebbe, se fosse possibile, diamo se si può, renderla itinerante anche fuori regione. È da capire come poter fare. Comunque, questa è un'idea che ci potrebbe fare. Il continuare il progetto di avvicinamento a Gorizia 2025 con delle attività anche di collaborazione con il Festival dell'Acqua di Saranzano, ma anche con attività nostre spostate piuttosto più che sul fiume Isonzo, perché adesso abbiamo visto che ci sono anche tante iniziative che
convergono verso questo tema, sul tipo di attività del territorio che sta intorno all'Isonzo, per esempio parlando di specie aliene, animali e vegetali, quindi sempre riguardanti il territorio della regione, però non tanto sul discorso acqua. Poi, per quanto riguarda consigli, tra virgolette, è già stato detto, ma lo sottolineo anch'io, come diciamo, è molto importante il coinvolgimento delle scuole con i loro progetti di PCTO a vario titolo. Per esempio, da noi sono ormai storici rappresentanti quelli dell'indirizzo turistico che fanno da guide nei 3 giorni della manifestazione. E credo che quest'anno fossero anche i piccoli, proprio quelli del primo anno, che hanno partecipato. E poi un consiglio che è già stato fatto in qualche maniera, credo che sia venuto proprio dalla proposta della Zambrotta, che io mi sento di sostenere, quello di agganciarsi, se non è stato fatto specialmente, a manifestazioni o festival, eventi tipo Notte dei Ricercatori, Maker Fair, altri festival che sono già presenti sul territorio, e in qualche maniera interagire in varie modalità con queste realtà, per avere anche quello che era un po' un nostro punto debole, tra virgolette, quello della presenza del pubblico altro che partecipa ai nostri eventi. Questo forse potrebbe essere una modalità, ovviamente sempre con attenzione, secondo il mio punto di vista, di non farsi fagocitare da realtà più grandi o famose. Un'altra cosa che potrebbe essere carina come coinvolgimento di studenti, che noi facciamo da tanti anni, che potrebbe essere anche questa una proposta da condividere, è quella di conoscere studenti del proprio territorio, oltre il discorso di Scienze Under 18, cioè conoscere studenti, venire a conoscenza di realtà di studenti che si sono dimostrati eccellenti nella propria regione, tantomeno, non so, con concorsi, manifestazioni, olimpiadi di vario tipo, e poterli invitare, diciamo, in occasione del festival come testimonial, appunto, di studenti che hanno, se è vero che c'è questa voglia di protagonismo, anche un ulteriore modo per essere protagonisti. Ecco. Ho finito, credo, sì. Grazie. Grazie. Direi che il discorso del territorio è un discorso molto importante, che può essere affrontato da vari punti di vista, ma è sicuramente un legame che dobbiamo mantenere per avere agganci e per avere confronti con altre realtà. Giusto per non essere... Fiato chi vive in territori dove ci sono queste realtà così vive e esatto. Vegete. Beh, direi che Maria Teresa è in un territorio un po' speciale. Ecco. Esatto, sì, devo dire. Estremamente attiva. Siamo una regione non solo statuto speciale. Come ma... del resto mi pare sì. Anche Carla, che è la nostra prossima relatrice. Noi viviamo in un territorio speciale. Noi per la sede di Pescara. Devo parlare io? Sede di Pescara, certo. Ok. Allora, la sede di Pescara vive in un territorio speciale, ma costituito da una rete speciale, che è diverso. Noi di solito iniziamo manifestazioni in cui quasi a costo zero. Abbiamo pochi soldi, ma abbiamo tanti aiuti. La nostra manifestazione si fa al parco di Villa Sabucchi, che vorremmo... ormai chiamiamo Parco della Scienza, ormai da 16 anni. E abbiamo anche una idea un pochettino particolare da far intitolare questo parco, però lascio perdere. Mm. E iniziamo. Mi attengo ai punti con i pochi appunti che ho scritto per non andare oltre. Grazie. Una conferma che ho avuto qual è? Siamo in linea. Chi lavora... Scienza Under 18 Pescara e ha fatto tutti i percorsi formativi dall'inizio e anche prima di Scienza Under 18, ci crede, cammina con le proprie gambe, diciamo. E il confronto con il coordinamento è un confronto di reciprocità. Sono parte attiva. Il discorso che mi verrebbe da fare adesso, in questo momento, che vuol dire parte attiva? Quello che ho espresso anche ieri,
quando abbiamo fatto la riunione con Bicocca e quando in realtà lo abbiamo fatto attivamente. Noi abbiamo partecipato al seminario a Laura Sironi di Bicocca l'11 maggio con due scuole. Okay? Queste due scuole hanno praticamente portato ciò che avevano ideato nelle scuole, avevano scelto dei lavori, ok? Quindi grazie a Pietro, grazie a Paolo Frattini ci sono stati gli interventi sul fast fashion, che direi che è un discorso molto importante, e sulla un po' intelligenza artificiale e oltre. Ma la cosa fondamentale è che, a parte che è venuto dalle scuole, dal gruppo nostro che le ha scelte, ma fondamentalmente è stato, diciamo, per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, l'unica scuola, l'unico liceo classico d'Italia a partecipare a quello è il nome che si sono dati loro. Quindi secondo me questa è una cosa importante, perché porta avanti il discorso che noi facciamo come Scienza Under 18 della cultura umanistica e della cultura scientifica, che sono la stessa cosa. Tolta questa premessa, che non è di poca importanza secondo il mio punto di vista, ribadisco il discorso della formazione. Chi si è formato a Pescara, parlo della mia Scienza Under 18, 16 anni fa, ma anche prima, su attività sul discorso laboratoriale, su un determinato tipo di metodo, sull'exhibit, ovviamente abbiamo detto che va. Poi noi siamo sempre partiti, si parlava di associazione, noi siamo partiti da attività, io rappresento un'associazione, ma le altre associazioni non vengono a presentarsi, lavorano, sono delle attività, e le associazioni che sono state presenti, quindi alla manifestazione sono state tre, che riguardavano il concetto dell'inclusione, e tre che riguardavano il discorso dell'ambiente. Quindi noi abbiamo avuto AISM, LAD e ALFAS, inclusione, hanno fatto attività, abbiamo avuto OCA, RUS, OLOS, il CSC e il Bosso, che hanno fatto attività laboratoriali per gli studenti. Quindi questa conferma per me è una cosa molto importante che continueremo a fare. Siamo nati così, continueremo così. Conferma che le collaborazioni con le associazioni funzionano. Funzionano tantissimo. La nostra manifestazione si fa, e a noi non ci compra niente nessuno, diciamo. Lavoriamo e nessuno ci monta. Sapete chi monta tutto? La LAD. La LAD è un ETS che si occupa di, voi lo sapete tutti, il presidente l'avevate conosciuto, si occupa di tossicodipendenza. Okay. La scuderia, la pizzeria che ci aiuta e ci dà tutto, è costituita da tanti ex tossicodipendenti, cioè ha dato lavoro, ora no, ma ha dato lavoro, quindi dire questo. Poi le altre sono scendite. Qual è la scoperta che ho fatto? La scoperta che abbiamo fatto qual è? Fondamentalmente che ci sono scuole che io sono 2 anni che fanno parte di Scienza Under 18 che avevano già un metodo laboratoriale. Ma perché avevano già questo metodo che riguardava la scienza, diciamo, scienze ambiente in maniera così laboratoriale e costruttivista? Che sono scuole di confine, sono 2 scuole di confine.
Quindi lì è impossibile lavorare esclusivamente sulla teoria. Dimmi. Quindi per me è stato molto importante scoprirle e ci abbiamo fatto tanti altri lavori. Poi una... Come? Scuole erano superiori, medie? Allora, no, no, scuola media e scuola secondaria di primo grado e scuole materne, tre scuole materne. Hanno fatto delle cose fantastiche, pazzesche. Dopodiché, la scoperta qual è, un'altra scoperta qual è stata? Il 16 febbraio è stato un numero di meno, ok? E noi abbiamo deciso di celebrare questa giornata, non in maniera celebrativa e basta, io ne faccio diverse, parlo solo di questo, ma di lanciare il concetto di energia nascosta e quindi proporre dei lavori. Mi viene in mente adesso, così non l'avevo scritto in questa maniera quando abbiamo presentato il comunicato, lavori di cicloni, che vuol dire creare o progettare attività, lavori che salvassero questa energia nascosta, cioè invece di buttare usi per riciclare, quindi al massimo del risparmio. E noi l'avevamo proposto sia per la manifestazione, parlo in quella settimana, sia per le case della scienza, perché noi con le case della scienza andiamo ancora, ci lavoriamo ancora. Quindi che cosa è successo? È successo che quando è stato il momento di fare la manifestazione, di chiedere i titoli, ok? Io poi veramente non so se ve li ho mandati del programma, di chiedere i titoli erano, e quindi gli argomenti, erano tutti, diciamo, che riguardavano l'ambiente, ma che ne so io, scienze ed ecologia, come riutilizzare il geoclassico, materiali semplici per piccoli esperimenti, non avevano portato gli esperimenti, ma avevano portato solo i materiali e li hanno fatti lì. Non giochiamo con la terra, non giochiamoci la terra, non giochiamo la terra, amo, finale. La scoperta dell'importanza della biodiversità, vabbè, questo è il vostro. Okay. Alberi amici nostri, la magia del riciclo, l'ho fatto io, eccetera, eccetera. Però io mi sono ritrovata così. A quel punto ho iscritto la manifestazione e abbiamo fatto parte del Festival della Sostenibilità, l'ASVIS, ok? Al quale già appartenevamo, perché? Perché avevamo all'interno della manifestazione la raccolta dei cellulari usati, che abbiamo iniziato sin da settembre, con lavori, eccetera. E l'avete fatto anche a Pavia? Sì, con... sì. Ok, io lo so perché chiaramente, a parte l'ho visto sul sito, ma me l'ha detto la referente nazionale. E quindi hanno iscritto perché io, la mia manifestazione, che adesso volevo dire una cosa rivolgendomi al collega di Gioiosa, quando tu hai detto, scusa se ho preso qualche appunto, quando tu hai detto il prossimo anno vorrei dare dei temi, io ti dico che quando qualcuno mi chiede se c'è un tema, io dico sempre di no, perché è bello lasciare la libertà anche nell'ambito delle classi. Io ricordo quando insegnavo, solo 2 anni fa, ormai me ne sono andata via, noi decidevamo insieme con gli alunni quale attività portare di quelle che avevamo portato avanti. Se tu dai un'attività, questo è un mio consiglio per carità, se si dà un'attività, in realtà si restringe il campo e tu lo obblighi. Si diventa anche un po' ripetitivi, nel senso che la manifestazione diventa un po' tutta sullo stesso tema. E quindi... Io perlomeno penso questo, per carità, l'ho detto perché siccome il collega... Magari a gruppi. No, io ma quello che ti voglio dire è che in realtà io adesso mi sono ritrovata. Discorso sostenibilità ambientale, ma non l'ho detto io. Certo, è venuto fuori dal complesso dei progetti presentati. Per quanto riguarda... Proposte per l'anno prossimo? Proposte per l'anno prossimo sono queste. Le proposte sono quelle, vabbè, di continuare e di intensificare il rapporto di lavoro con l'Università d'Annunzio, la quale in fondo
abbiamo sempre lavorato da quando esiste la Notte Europea dei Ricercatori, quindi faccio per dire da almeno 8 anni, dal 2015, 3, non me lo ricordo, abbiamo lavorato con loro, però noi siamo andati ad esporre come fosse uno centro under 18, capito? Invece adesso è diverso il discorso, soprattutto con l'OCA, che sarebbe praticamente come si dice, l'Osservatorio di Cittadinanza Attiva del Dipartimento di Architettura, con la Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile RUS, piuttosto, e questo mi piace chiaramente molto, che con il CAST, il Centro di Studi Avanzati e Tecnologici. Quindi, avete da lavorare un bel po'. Avete da lavorare parecchio, come sempre. Come, scusa? Avete da lavorare parecchio, come sempre. Allora, c'è da lavorare parecchio, però in realtà tra le novità che abbiamo avuto anche quest'anno, a parte gli aiutanti che sono aumentati, abbiamo tra l'altro un socio di Scienza Under 18, che pensa che era un mio compagno di università a Bologna, Istituto di Genetica, e questo, ecco, questo lo vorrei proporre a tutti, che si gira, fa volontariato nel mondo, soprattutto Africa, che ne so, paesi un attimino più bisognosi, ok? Colombia, è stato alle Galapagos piuttosto che in vabbè, Antimo, non me li diciamo un pochettino perché sennò gli altri non riescono a parlare. Sono l'ultima. No, no, c'è ancora Bruno, c'è ancora Francesco. Ah no, pensavo come sede. C'è ancora quindi, Gabriella. Se qualcuno è interessato alla testimonianza di questo collega che ha fatto anche a Scienze Under 18, ha tenuto una conferenza sulla cultura dell'America Latina e la biodiversità, la pago, se qualcuno è interessato, lui addirittura quello va anche girando, gira il mondo, quindi se qualcuno è interessato. Naturalmente continuerà la bellissima collaborazione che è iniziata con Acleo, che è un'altra associazione del liceo scientifico. E poi un altro consiglio, mi riferisco alle persone che dicono che non si sono riusciti, che non sono riuscite a contattare con le scuole, hanno avuto problemi. Io quest'anno, cioè già l'ho fatto, a parte le chat che ho con tutti gli insegnanti, per ciascuna scuola mi sono fatta dare in maniera ufficiale il nome del referente di Scienze Under 18 che si farà carico, perché tante volte a scuola arrivano le notizie, poi si sanno, non si sanno, eccetera, eccetera, si farà carico di essere il portavoce. Oltre la mail della segreteria, secondo me è molto importante. Poi, non lo so, se qualcuno... ho sentito, non mi ricordo chi ha parlato dei vecchi studenti, noi lo usiamo, è normale, i nostri vecchi studenti ci seguono da sempre, sono tutor per gli altri e vengono alle manifestazioni, quando è ora di manifestazione io mi trovo, proprio posso venire, quindi questo è importante. Bene, poi vabbè, noi abbiamo altri filoni che fin tanto che non confermiamo direttamente non mi va di mettere in piazza. Perfetto, benissimo, grazie mille Carla, e direi che possiamo passare la parola a Bruno, perché Scatti di Scienza l'abbiamo messo non in ordine di tempo semplicemente perché è un'attività completamente diversa e quindi ha il suo spazio. Con Bruno collaboriamo e ci sentiamo. Quest'anno hanno fatto 2 giornate di Scatti di Scienza. Anche Pescara ha partecipato. Sì, ma adesso a sintesi, per essere brevi,
c'è una conferma che sembra ovvia, ma che tutte le volte dà l'idea della solidità di quelle scuole che hanno inserito nel loro programma didattico, diciamo, l'uso di questo spazio, in cui ovviamente giocano sull'immagine e sulle parole, quindi c'è una scelta doppia di interesse, insomma, giocare sull'aspetto visuale, poi sull'aspetto invece della scrittura, le quali, vabbè, lo fanno contente, diciamo, cioè lo fanno in modo non gli pesa, nel senso che è diventato un'attività che a loro, diciamo, arricchisce il curriculum. Altre scuole, come avviene in tutte le cose, naturalmente partecipano più passivamente, spediscono, come dire, c'è una cosa nazionale, spediamo una foto, insomma, e si vede che poi soprattutto l'appropriazione da parte degli studenti di questo spazio è debole, diciamo, è debole. Insomma, però è una conferma interessante perché ci dà un senso di continuità e dall'altra parte ci dà l'idea di come va la vita, insomma, va la realtà. E quello che non diciamo sorprende, però colpisce, è sempre quello spazio di confronto che avviene prima della manifestazione, in cui gli studenti sono liberi, sono abbastanza più rilassati che non nella presentazione finale, dove sono tutti un po' ingessati, c'è il rischio un po' di studiare la partecina a memoria, ma molti ragazzi o leggono o sanno a memoria il loro pezzettino, e quindi fa bella figura, ma è di interesse, diciamo, molto limitato come attività. Invece questo spazio in cui c'è un'interrogazione da parte, beh, siamo noi poi, gira gira, sono io Antonella, insomma, o chi è presente, che interloquisce, chiede conto allo studente di quello che ha fatto, perché, cosa è successo qui là. Ed è una cosa che va, non ha un copione, non ha un protocollo, va un po' curiosità soprattutto di chi fa le domande, perché lo scopo è di andare oltre quello che è stato preparato, cioè l'immagine e poi la spiegazione scientifica, che spesso è fatta bene, insomma, è giusto più o meno, ma è facilmente anche reperibile su un libro di testo da internet. Lì invece si sprigiona. Io trovo, tante volte ci piace, sebbene sia pesante, sebbene ci passiamo delle ore e ore, ma perché si sprigiona quell'energia degli studenti che loro, quando loro fanno qualcosa che esce insomma, dalla didattica meccanizzata della scuola, in cui si deve sapere la cosettina, si ripete più o meno a memoria, eccetera. E allora lì si vede come ci siano, tante volte non viene niente, tante volte invece ci si sono scoperti proprio degli aspetti che non sono solo di tipo scientifico, ma sono collaterali, cioè che coinvolgono come hanno agito gli studenti, che non sono comparsi, per esempio, nella scheda, cioè spesso anche fatta bene, ma non si è pensato che nella scheda questo fosse importante, e che richiede una libertà. In questo senso, il non essere insegnante dello studente permette anche di essere più liberi, cioè la domanda diventa quasi da pari a pari, nonostante ci siano 60 anni, di 50-60 anni di differenza di età, però sembra di essere pari nella interrogazione su quello che è stato fatto, cioè l'immagine e soprattutto il racconto di vita che ha fatto, penso adesso vedo Giuseppe, no, il tuo siriano, no, il famoso che ha fatto una cosettina, che bah, una cosettina, la pozzanghera, però poi dopo sotto si è scavando e è venuto fuori tutta una storia molto più ricca dei suoi rapporti con i suoi colleghi, i suoi studenti, eccetera. Quindi viene fuori l'umanità, diciamo, anche dello studente. E il difetto di base è che questo lavoro non compare, non ha uno spazio pubblico, e anche per la complessità del progetto è difficile uscire molto, perché a me sinceramente la mostra mi lascia sempre, a parte quest'anno che ero infelice come collocazione, ma la mostra presenta un l'un per mille, diciamo, di tutto questo mondo. È qualcosa di fisso che sta lì, più o meno tutti dicono: ah, beh, carino, bella questa foto, bella, insomma, non si volta. Allora, quindi il problema di fondo sarebbe quello di riuscire a far emergere un po' questa cosa e, ad esempio, avere, si possono fare le registrazioni come abbiamo fatto in questi casi, magari registrare, avere qualche momento in cui avviene quello che dicevo prima, cioè o lo studente interloquisce con i suoi pari, con i suoi coetanei, e questo in scuola avviene, cioè il fatto che le foto siano discusse in classe e si raccolgano delle opinioni di quello che è avuto in classe. All'inizio dell'anno avevamo detto che si poteva fare, in realtà poi per
per stanchezza, un po' per, insomma, è un lavoro difficile, bisogna coinvolgere gli insegnanti in questa raccolta di proprio della testimonianza viva che deve essere fatta al momento, non può essere preparata, non si può fare insomma, dopo a posteriori diventa una menata, insomma, non ha senso. Quindi ho l'idea di anche renderla fruibile ad altri e che non rimanga, se no quello che avviene solo è la presentazione finale, vabbè che su YouTube è già un passo avanti rispetto agli anni passati, però vabbè, insomma è una vetrina, una carrellata di successioni su cui si può lavorare ma in modo parziale. Quindi l'idea sarebbe quella, se si riuscisse a rendere fruibile questo materiale e ad avere qualche classe, questo non è mai avvenuto, di classi che si confrontino una con l'altra, ecco. Questo qui chi lo sa, le idee chiare non le abbiamo, adesso naturalmente devo consultarmi con Antonella perché la nostra è bicefala, la nostra è un progetto che deve andare avanti a due teste, quindi vedremo. È interessante il momento che si crea pre-manifestazione, ma credo che sia estremamente difficile poterlo estendere ad altri. L'unica forse è proprio quello che dicevi tu sul confronto fra classi, fare un progetto di scatti di scienza in cui sono le due, ma resta sempre comunque un momento chiuso. Vederlo, rivederlo. E poi usare per la formazione. Classi, vedere quello che hanno pensato che è venuto fuori da altri diventa in un video abbastanza... Non voglio dire un'eresia, perché noi diciamo i ragazzi sono bravi, fanno tutto loro. Sì, i ragazzi fanno tutto loro, però in questi casi i punti di vista alieni, come possono essere i nostri, cioè qualcosa proprio che venga da un altro mondo di culturale, di esperienze, di conoscenze, secondo me, adesso beh, lo dico perché è il mio mestiere, quindi sto difendendo la mia esistenza, diciamo, però devo dire che nel bilancio complessivo ci devono essere delle diversità qualitative, diciamo, di punti di vista che devono confrontarsi. Credo che faccia bene, in genere per gli studenti sono contenti, cioè non sono rimasti male quando li si è anche un po' tartassati su loro, perché si sentono importanti, insomma, ecco, in questo senso. Benissimo, grazie Bruno. Francesco, le tue sfide formidabili? No, dirò solo due cose. Primo, sulle sfide, due appunti di riflessione che per me non sono andati bene. Uno, lo spazio della metacognizione, cioè di riflettere dopo, non c'era. Ah beh, le sfide in realtà non è il focus, però io ho cercato di proporre nella scheda, poi alla fine non c'erano i tempi. La seconda cosa, che a Bicoc in particolare c'era un flusso di persone tale alla fine per cui da solo non andava bene, cioè occorreva che io organizzassi un gruppo di tre persone per gestire queste sfide. E quindi a un certo momento si è un po' dissolta l'attività, al posto che una sequenza, prima questo, erano tre fasi da fare in sequenza, erano un po' in parallelo per dare spazio a tutti. Quindi nel senso che la famosa risma di carta, e quindi le 400 aerei che volavano, ci sono stati anche di più. E quindi tanti, troppi ovviamente, e va anche bene, perché il troppi vuol dire ricchezza, però anche diventa l'impossibilità poi di gestire in modo ordinato questa cosa. Ma mi fermo qui perché poi ogni cosa ha i suoi punti deboli e anche quest'anno ne ha avuti. Volevo riprendere il tema invece di Giuseppe su se è utile o no proporre dei temi su cui lavorare. Sono motivi pro e contro. Io sono certamente dalla parte dei pro, a favore, perché per me il tema, più che essere ripetitivo, la scienza è ripetitiva, alcuni concetti fondamentali sono quelli che giocano e ci focalizziamo su quelli, ma permette un confronto, permette un ascolto davvero reciproco, uno scambio di idee, un arricchimento, noi un sostegno più mirato, vedere come la scienza ha molte facce sullo stesso argomento, eccetera, eccetera. Insomma, è meno dispersivo, è più facile dopo quagliare, riflettere, e quindi la proposta mi sembra interessante. L'abbiamo parlato in passato tante volte, abbiamo sempre abbandonato perché in realtà è un impegno ulteriore, diventa rimboccarci le maniche per fare proposte, ma per me, se vogliamo fare formazione, stanno, la formazione sì del metodo scienza del 18, quindi
di queste domande, il laboratorio, mettersi le mani, fare ipotesi, verificarle, falsificare tutto, tutto questo, comunicarle, fare dei modelli, manipolare i modelli, tutto va bene, però se ci fossero dei nodi su cui anche di contenuto, su cui stringere un po' alcune sintesi, sapendo che poi ciascuno porta avanti le sue, cioè i modelli sono personali, uno li costruisce, non vengono dati come oggetti, però su cui occorre un impegno grosso, fatto dell'ascolto e del confronto. Per me è una buona cosa. Finito qua. Grazie mille. Comunque, quando dicevo che fosse un po' limitativo il discorso del tema, pensavo a un tema unico per tutta la manifestazione. Condivido pienamente con te il discorso della validità del tema all'interno di un gruppo, magari della scuola o di coppie di classi che lavorano assieme. La mia perplessità è sulla manifestazione completa, cioè tutta la manifestazione. Grazie mille. Bene, siamo arrivati alla nostra presidente, che doveva essere la prima a parlare, e la lasciamo per quasi ultima, perché prima chiedo ancora a Barbara, che ha ascoltato per tutta la riunione, se ci dice due parole. Cosa si porta a casa da questa riunione, visto che la manifestazione non l'ha fatta? No, io quest'anno sono È andata stata a a Milano. vederne due, di cui una, quella di Torino, portando i miei nipoti, Giusto, perché scusami, non mi ricordavo. ecco, questo, e ho portato i due ragazzotti, che sono due bambinetti, uno di 8 e l'altro di 11 anni, che sono tornati a casa entusiasti. Poi sono passata anche in Bicocca, dove c'era il bailamme solito di Scienza Under 18. E quindi le solite cose, non ho avuto tempo di parlare praticamente con nessuno perché tutti erano estremamente impegnati. Ho avuto un paio di telefonate con Bruno per aggiustare sul sito, ma relative a scatti di scienza, ma cose molto tecniche, quindi niente di che. La cosa che mi sembra che emerga dall'incontro di oggi è quello che Scienze Under 18 deve puntare nuovamente sulla formazione in quanto momento di crescita sia per gli insegnanti sia per Scienze Under 18. Nel momento in cui si fa formazione, si crea un nucleo portante di gente che è disposta sia a formarsi e sia poi a partecipare alla manifestazione, può portare un contributo estremamente, estremamente importante. Quello che diceva Bruno rispetto all'interazione tra i ragazzi nei precedenti all'esposizione e al momento della mostra, è quello che poi caratterizza tutto il percorso formativo di Scienza Under 18, cioè il confronto giorno per giorno, no, ma il confronto sul metodo e sui contenuti è estremamente importante ed è una cosa che bisogna riattivare. Potrebbe essere anche, ormai questi mezzi ci permettono di fare la riunione in 15 persone da tutta Italia qua. Anche per i corsi di formazione sono già stati fatti da Scienze Under 18 in modalità online. Secondo me è un sistema, bisognerebbe puntarci, vedere di riuscire a costruire un percorso formativo comune a tutti, perché anche l'unica maniera per poter portare avanti Scienza Under 18 senza snaturarla e poi partecipare e far parlare noi e altre associazioni e altre realtà a un momento comune che sia proprio di crescita e di scambio esatto.
tutto senza essere quello che può essere andare in bicocca al Festival della Scienza Partecipata. Sì, viene andare a farlo, ma noi siamo scienza nel ricerca. Noi abbiamo un metodo che è sicuramente di scienza partecipata, perché lo stiamo predicando da 25 anni qui a Milano, quindi non da ieri, ma forse dall'altro ieri, e dobbiamo mantenere la nostra fisionomia, sostanzialmente. Usare personalità direi che non è, perché Scienza Nerd 18 non è una persona, però abbiamo delle prerogative e dei requisiti che tutto sommato sono proprio di Scienza Nerd 18. Ecco. Questo. Benissimo. Grazie Barbara, come sempre. Puntuale, precisa. Briella, aspettiamo. Intervengo con un'ultima. Può avere... E poi lasceremo due parole a Pietro. Certo, dopo aver ascoltato attentamente tutti i contributi, aver letto i numeri delle manifestazioni. Allora, sicuramente si conferma la bontà del modello di Scienza Under 18, però da quello che avete detto e a più voci risulta anche che ci sono delle criticità che bisognerebbe superare. Allora, una delle criticità è la mancanza di pubblico, che di pubblico generico, no? Pubblico generico. Per quanti sforzi si faccia, no? E comunque gli orari sono anche prolungati, però il pubblico non c'è. Allora, voglio dire, apprezzo molto Barbara che ha portato i suoi nipoti, ma dico, con tutti i nonni che ci sono in giro con i nipoti, ne abbiamo visti ben pochi però, eh? Voglio dire, bisogna cercare di coinvolgere di più il pubblico lavorando sul territorio, è logico, lavorando sul territorio. Scuola, lavorando... Sono tutte scuole, i bambini sono a scuola, durante la settimana i bambini sono a scuola. Quello era di sabato, lei è andata di sabato. Lei è andata di sabato, ho capito, però voglio dire, i nipoti, i nonni, tramite i nipoti che erano venuti a Scienza Under 18 potevano anche venire a vedere la manifestazione, anche senza nipoti. Cioè, non so, io non... Noi a Monza, che abbiamo la manifestazione in centro, no? In una zona in cui quando c'è il mercato ci sono 2000 persone, no? E lì non c'era nessuno, c'era più gente, l'ufficio postale. Dovevo farla nel giorno del mercato. Che è a Scienza Under 18. Beh, voglio dire, questo manca. Beh, mi sembra che meno problemi ce li ha sempre Isonzo, che si aggrega in festival giganteschi dove... Ecco. Allora, in questo, per sopperire a questa mancanza, io ho sentito anche delle proposte interessanti. Innanzitutto, come fa Isonzo, Monfalcone, come fa Pescara, coinvolgere le associazioni. Coinvolgere le associazioni locali, non come prestatori d'opera, ma come farli interagire nell'organizzazione in qualche modo della manifestazione, così come gli enti locali. Cioè, non andare dall'ente locale solamente per chiedere cose, andare dall'ente locale anche per avere suggerimenti, no? Perché l'assessore conosce bene il suo territorio e conosce le associazioni, personalmente, in generale, no? Quindi cercare la collaborazione di enti e associazioni sul territorio e valorizzare le specificità di quel territorio. Perché quello è molto importante e questo si incrocia col discorso dei temi. Cioè, non dare un tema alla manifestazione in toto, come abbiamo fatto anni passati, che avevamo dato un tema
per la partecipazione, ma accogliere i temi che ci sono in quel territorio, che rivestono interesse in quel territorio, in modo che più persone li sentano propri. Una mancanza che trovo è quella dei docenti delle scuole superiori. Noi dobbiamo cercare di coinvolgere, magari attraverso la formazione, attraverso una formazione mirata diversamente, più docenti delle scuole superiori. Perché mentre noi verifichiamo, quando abbiamo a che fare con i ragazzi degli istituti superiori, che questi ragazzi sono abili, sono propositivi, sono positivi nel loro intervento, no? Nello stesso tempo però troviamo che i loro docenti non si lasciano coinvolgere così. Allora, per quale motivo? Perché non possiamo fare qualcosa? Questo mi ha sempre crucciato, perché pur avendo contatti con istituti superiori, avendo il referente per ogni istituto, eccetera, eccetera, facciamo fatica a coinvolgere i docenti. Li coinvolgiamo solo se li conosciamo personalmente e in qualche modo li costringiamo a darsi da fare. Altrimenti sembra che questi docenti vivano in un universo parallelo. Hanno a che fare con dei ragazzi che possono dare tanto, che hanno tante risorse e non le valorizzano. Perché un modo per valorizzare il fare dei ragazzi è quello di farli partecipare. Allora, volevi dire qualcosa? Sì, ma allora il crucio delle scuole superiori. Allora, io devo dire che il problema di coinvolgere i docenti è che c'è una montagna di progetti. Io in particolare quest'anno sono arrivato in una scuola in cui devo dire che il quantitativo di progetti che vengono fatti sono addirittura, secondo me, deleteri. Che praticamente il tempo scuola, io quest'anno fino quasi a fine maggio, non c'è stata una settimana in cui non ci fosse una classe impegnata in un progetto. Quindi, cioè, le scuole superiori hanno, devo dire, non insegno da una vita, ma da però 15 anni sì, di anno in anno, tra una riforma e l'altra, poi con buona scuola e così via, il tempo scuola è ridotto veramente all'osso e i docenti o sono coinvolti in un qualcosa che li fa sgravare dalla mole di altri impegni che hanno, ed è per questo che le classi che hanno il PCTO lavorano da matti a Scienza Under 18, perché il PCTO è un qualcosa che già ti prende fino al collo, devi riuscire a far lavorare per tantissime ore delle classi, e il risultato è che dicono: guarda, qua con Scienza Under 18, con qualche esperimento, con un paio di giornate, ho un progetto che mi dura tutto l'anno, porto poi a fare un'uscita in cui magari espongono una mattinata o due e sono a posto. Però se uno non ha il PCTO, posso dire la mia esperienza, soltanto io quest'anno avevo in carico 4 progetti, di cui Scienza Under 18 era il più grosso. No, avevo anche dei progetti per le acque e l'ambiente sul Parco del Ticino, c'era un altro progetto che invece era per l'università con la visita dei laboratori e la biochimica, e poi ero il tutor di 3 classi per il PCTO. Quindi il risultato è che alle scuole superiori conosco pochi colleghi che non abbiano un carico già di progetti grosso, e un qualcosa di impegnativo come Scienza Under 18 è poco attrattivo. Soprattutto, infatti, una cosa che ho scritto diverse volte anche nelle mail è che nel momento in cui ci si mette in un progetto e poi fioriscono tanti altri progetti, quindi Case della Scienza, poi arriva un altro progetto con Bicocca, poi ne arrivano tanti altri, tendenzialmente uno dice: va bene così, cioè, già la mia scuola mi dà tantissimi incarichi che io non voglio, perché sono già pieno fino a qua, se in più con Scienza Under 18 me ne trovo altri 5 in parallelo, tanti saluti.
è questo il problema principale. Non so, non avendo, io ho insegnato alle medie soltanto un anno, quindi io la mia esperienza sulle progettualità di scuole medie, men che meno sulla primaria, proprio non la conosco. Però devo dire che le scuole della primaria e primaria di primo e di secondo grado, quando hanno dei progetti di questo tipo, diciamo che è proprio confacente anche alla loro didattica. Se alle scuole superiori, infatti, la cosa che mi sono sentito dire da molti anche dei miei studenti è: oh, che bello, Scienza Under 18, mi ricorda quando ero un bambino, che bello, che venivo qua, che c'erano tutti gli esperimenti e così via. Però la sentono meno come qualcosa da livello superiore, infatti la sento proprio come Scienza Under 18. Già quando uno ha le classi quarte, per esempio, hai qualcuno che è maggiore di 18, sì, anche per questo forse. È vero, no, è vero, è molto, molto utile quello che dici, è molto vero. Sta di fatto che però Scienza Under 18 può rappresentare per i ragazzi più grandi anche una, diciamo, una educazione alla cittadinanza consapevole, può essere, può interagire con altri progetti, perché per esempio si fanno dei progetti anche nelle scuole superiori di educazione alla cittadinanza che non si capisce bene che cosa devono fare, no? Perché non devono fare niente praticamente. Qui invece si tratta di fare qualcosa e di interagire, di presentare, di mettersi a confronto, e forse bisogna andare a recuperare alcuni concetti approfonditi con Sara Casati su cittadinanza attiva. Può essere rivisto in questo, anche in questo modo, la partecipazione alla Scienza Under 18. Non so, o comunque bisogna trovare qualche altro modo che attiri, e penso che la formazione possa essere un'idea, cioè pensare a una formazione che possa coinvolgere più persone. Mi viene in mente quello che ha detto anche Raffaella Brambilla. È vero, in passato su Monza e Brianza noi abbiamo fatto della formazione con dei docenti universitari di matematica e fisica, a cui partecipavano docenti dei vari gradi di scuole, quindi sia docenti delle superiori che docenti della primaria e docenti della media, ed erano molto interessanti. Certo, erano incontri in presenza in un locale messo a disposizione da una banca, e questo serviva sicuramente a far socializzare le persone, a discutere, e ha un altro impatto rispetto alla formazione online, sicuramente ha un altro impatto, anche perché per quello che sento da altri docenti delle superiori, ne hanno piene le tasche di formazione online, ore e ore di formazione online con la presentazione di slide che magari sono state viste, riviste, girate per l'universo mondo. Quindi bisognerebbe, non so, intervenire in qualche modo anche in questo ambito, con le poche risorse che abbiamo, perché in realtà le risorse possiamo trovare solo avendo contatti con le università, o come diceva anche Carla di Pescara, cioè cercare di acquisire formatori esperti in ambiti tematici specifici nell'università, perché se no scusa, c'era Raffaella che voleva intervenire. No, io non ho altro da dire, finito. Perché io devo pensare, cioè sono una che pensa prima di trovare una soluzione. Non propongo soluzioni, Gabriella, anche io devo più che pensare, devo studiare. Dico solo una cosa: quando parliamo di scuole superiori, a proposito di quanto avete detto e scritto, non dimentichiamo che non ci sono solo i licei e neanche gli istituti tecnici e basta, ma i professionali, addirittura la formazione professionale, dove proposte come la nostra possono andare nella direzione di recupero della dispersione scolastica. È un da percorrere, ecco. Sì, vero, vero.
C'era Bruno che voleva parlare. Sì, solo un secondo. L'eccesso di progetti credo che sia un problema proprio di saturazione, di poi il fatto che la gente non riesca più a progettare di per sé, ma debba solo aderire a quello che gli viene spedito. Quindi uno non pensa con la sua testa, ma va a cercarsi. E questo è un problema, diciamo, cognitivo, alla lunga cognitivo. Io spezzerei però una lancia a favore. Io ho insegnato nei licei scientifici, ho fatto una scienza 18 delle cose a livello interessante, cioè qualcosa che nella si appoggiava al curriculum, però non era strettamente o partiva dall'esperimento fatto, ma non a livello di giochino, no, voglio dire, quindi può essere proprio uno spazio che affianca la didattica, che arricchisce la didattica a dei livelli sofisticati anche. Quindi è un peccato che tanto gli licei spesso non fanno laboratori, quindi molte scuole superiori non hanno attività di laboratorio, quindi il problema viene strangolato all'origine. Però ammesso di avere uno spazio di laboratorio, lì ci si mette in gioco con tutte le conoscenze che sono accumulate in quegli anni. No, era per dire che mi dispiaceva che passasse questa immagine un po', diciamo, riduttiva delle possibilità di exhibit a livello di liceo, ecco, solo questo. Grazie, Bruno. Pietro. Ricordiamoci poi che anche Pinuccia dovrebbe lasciare lo spazio anche a lei per il suo intervento. Mi avete confuso abbastanza, nel senso che io ho scritto 7 pagine, quindi devo riflettere su tutte le bellissime cose che avete detto. Io ho una partecipazione di una conoscenza di scienza under 18 quest'anno, forse un po' più generale, perché ho visitato 3 sedi di Milano, perché Milano, poi Torino, poi Monfalcone, e ho partecipato anche, diciamo, alla crescita della la sede di Gioiosa, e poi ho montato con ore e ore i video, per cui anche dai video secondo me si capiscono delle cose, ma io direi che non voglio parlare dei video perché ognuno di voi poi potrà vederlo e vederli, i vari filmati, ognuno di voi potrà farsi un'idea, che è giusto così. È giusto così. Mi colpisce però una cosa, perché io ho pensato ad alcuni temi che volevo trattare oggi, no? Probabilmente nate da queste mie intuizioni che mi ero fatto, ma io sono il dinosauro, mi sono definito l'altra volta il dinosauro di Scienza Under 18, e mi sono fatto l'idea esattamente di 2 temi che avete trattato con, secondo me, con più forza. Uno è il termine dell'inclusività, il tema dell'inclusività, e l'altro è il tema del modello di scienza under 18, come voi l'avete definito, che io direi che fondamentalmente il modello di scienza under 18 è l'interattività. E allora, per questo incontro, mi sono promesso di montare rimontare in qualche modo questi 2 termini per offrirvi, diciamo, qualche riflessione in merito a questi 2 temi che sono dentro, ma che forse potrebbero anche essere allargati un po', anche alla luce di quello che diceva Bruno, che mi ha colpito molto, dello spazio interessante di costruzione di conoscenza che lui ha prima della manifestazione, cioè tra la fase di preparazione in classe e la fase della manifestazione, perché bisogna accettare l'idea che dice Bruno, che la manifestazione è anche una rappresentazione delle scuole, una rappresentazione dei docenti, una rappresentazione delle scuole, e che quindi in questa rappresentazione si fa fatica a far emergere quelle che veramente sono le potenzialità dei progetti. Lui questa cosa l'ha detta chiaramente già da tanto tempo. Io, avendo assistito
ad alcuni incontri di cui lui parlava, sono convinto che quello spazio è uno spazio fondamentale che, attenzione, Scienza Under 18 non ha. Quindi su questo forse bisognerebbe un po' parlarne, anche in termini di formazione, come è stato detto, però consapevoli che è uno sforzo organizzativo enorme riuscire a poter parlare con tutti i progetti che arrivano alla manifestazione prima. È veramente, ma almeno forse il tentativo che io potrei proporre è che ogni sede magari provi a creare questo spazio almeno per 2 o 3 progetti, cioè lo spazio in cui si discute liberamente tra studenti e, diciamo, una persona esterna del lavoro che poi si andrà a rappresentare, consapevole appunto del fatto che la rappresentazione è un momento un po' particolare, anche se è il cuore di Scienza Under 18. Allora, queste due parole, volevo restituirvi la riflessione su queste due parole, inclusività e interattività. Ora, io non devo convincervi del valore dell'inclusività a Scienza Under 18, perché lo avete detto a partire da Giuseppe, ma anche gli altri, molto meglio di me. Il Scienza Under 18 ha il merito, e quindi è la manifestazione che ce l'ha, il modello che ce l'ha, il merito di dare lo spazio, diciamo, alle differenze, di dare lo spazio ai ragazzi che evidentemente a scuola, gli insegnanti stessi lo dicono, quelli che lo vedono fuori, a scuola non hanno avuto la possibilità, perché l'ambiente di apprendimento probabilmente non lo consentiva di mettere in mostra quelli che erano le capacità che loro hanno e che probabilmente la scuola non valorizza, no? Quindi io non devo convincervi del fatto. Io invece vi voglio convincere appunto che l'idea dell'inclusività è una valenza in sé fortissima anche a scuola, perché è facile dimostrare che il concetto di inclusività è alla base, o almeno supporta, il modello del costruttivismo sociale, che è il modello di scuola che tutti noi pensiamo di praticare. Allora, vorrei ricordare per inciso che alla base il costruttivismo sociale considera l'apprendimento come un processo di costruzione di significati negoziati con e assieme agli altri. Quindi il valore del costruttivismo sociale e dell'insegnamento sta nella negoziazione dei concetti, cioè sul fatto che i concetti si fondano solo se negoziati e non se, diciamo, come magari poteva pensare a livello di cognitivismo, cioè nelle precedenti teorie, quelle che si trasmettono o addirittura che si fondano in altro modo. Si comprende quindi, bisogna che noi comprendiamo che, ispirandoci a questo modello, l'inclusione è fondamentale in quanto permette di utilizzare le differenze come risorsa. Io vorrei convincervi su questo, vorrei convincere a riflettere sul fatto che a scuola deve essere considerato, diciamo, l'inclusione una risorsa, e non considerare l'inclusione soltanto come una via verso la normalità, tra virgolette, come normalmente viene considerata, che non esiste poi la normalità. Quindi io vi chiederei di riflettere su questo punto, fermo restando, come ho detto prima, che a Scienza Under 18 riusciamo a crearla questa cosa, ok? Secondo aspetto su cui volevo riflettere con voi è sul concetto di interattività. Il modello di Scienza Under 18. Allora, l'interattività, noi abbiamo chiamato interattività una cosa che normalmente in tutte le discipline viene chiamato dialogo. Noi perché l'abbiamo chiamato interattività? Perché nel dialogo normalmente vengono in campo, scendono in campo persone
Allora, noi, siccome il nostro modello laboratoriale si basa su oggetti, su concetti materiali, perché noi parliamo di scienza laboratoriale, abbiamo forgiato questo termine interattività perché il dialogo tra studenti, docenti è un oggetto. È un dispositivo l'interattività, quindi non è, e quindi il dialogo non è anche qui una cosa che diciamo che si fa tanto per discutere, ma è un dispositivo didattico. Attenzione, se quindi pensiamo all'interità come dialogo, il dialogo parte, diciamo, va a braccetto con altri due elementi. Le domande, la prima cosa, ok? Il dialogo e l'ascolto di cui parlavo prima, all'inizio, nel prologo. Dall'ascolto nascono altre domande. Quindi abbiamo domande, dialogo, ascolto, domande. Molto di metodo scientifico questa cosa, io sto parlando di pedagogia, di didattica, ma sto parlando anche di metodo scientifico. E per noi l'ascolto non deve essere una semplice attenzione, un segno di rispetto, ma vorrei che dicesse qualche cosa anche Finuccia Samek, che Finuccia queste cose le ha vissute dall'interno, perché quando si parla di dialogo si parla di pedagogia dell'ascolto. La pedagogia dell'ascolto, così come la vorrei intendere insieme a voi, così come la vorrei ragionare su voi, nasce all'interno del movimento di cooperazione educativa. Il movimento di cooperazione educativa si ispira, diciamo, ad altre correnti pedagogici, ha sviluppato la pedagogia dell'ascolto come dispositivo di apprendimento. Attenzione però, perché se noi utilizziamo e dovremmo utilizzare queste cose, ci avventuriamo in un territorio che è per lo più sconosciuto. Voglio dire, se noi partiamo dalle domande per iniziare un dialogo e poi per riprendere l'ascolto e le domande, poi dobbiamo essere coerenti con questo percorso. Non possiamo fare la nostra solita lezione che avevamo già pensato. Vuol dire che nascono effettivamente dei percorsi di ricerca. E i percorsi di ricerca, lo sappiamo tutti, sono faticosi e sono anche pericolosi, perché ci portano su territori sconosciuti. Quindi io penso che Scienza Under 18 debba avere questa attenzione a questi elementi anche in classe. E anche qui, in termini di formazione, come volete, vorrei ragionare con voi su questi temi. Io volevo lanciarvi queste due provocazioni perché mi sembra che sono dentro il percorso di Scienza Under 18, ma che vanno ancora esplorati. Non diamo niente per scontato. Che tutto quello che diamo per scontato poi lo perdiamo. Basta, non ho altro da dire, spero che sono fatto questo ragionamento, spero sia utile. Dovremmo pensarci nell'estate per arrivare a settembre con le idee un pochino più chiare, effettivamente affrontare argomenti di questo genere, visto che si è parlato tanto di formazione. È un buon punto di partenza. Uccia, non ti sentiamo, il microfono. Apri l'audio. Non riesci tu? Ecco. No, perché mi funziona male il mouse. Dopo il discorso di Pietro mi sembra un po' sbagliato aggiungere cose, perché mi sembra molto importante e mi sembra che lo dobbiamo portare via, ci dobbiamo ragionare su, perché fa sfruttare il capitale di Scienza del 18, però anche andare avanti
per riuscire a realizzarlo. Io non so nemmeno se parlare, volevo, siccome ieri abbiamo assistito, tra le proposte c'è quella della Bicocca, che ci propone di fatto di il nostro accordo con Bicocca di fatto si risolve in una realizzazione, cercare di mettere a terra, come si dice ormai oggi, per tutto la ricerca di innovazione responsabile. Mi era venuta voglia di parlarne con i coordinatori, che è molto importante l'atteggiamento che noi teniamo in questo rapporto, e credo che le cose che ha detto Pietro siano molto importanti, cioè tenere molto presente la nostra identità, ma soprattutto rinforzarla. E credo che sia il momento giusto, perché anche nei discorsi di oggi non ho sentito, come in fondo verrebbe da dire se si guardano i video, non ho sentito solo entusiasmo e il piacere di essere dentro a questa cosa, ma anche un atteggiamento critico che ci aiuta a voler migliorare. Ecco, il rapporto con la Bicocca di fatto è quest'idea di realizzare esperienze di ricerca e innovazione responsabile, che poi, come tutti sappiamo, significa costruire la scienza in un modo diverso, cioè costruirla insieme alla società, a diversi ceti, a diverse età. Per cui Scienza del 18 di fatto l'ha sempre fatto, fa parte del DNA di Scienza del 18, la ricerca responsabile. Che non significa, perché noi abbiamo proprio come appunto DNA quello di far costruire la scienza agli studenti, e ne abbiamo teorizzato il protagonismo. Il discorso che faceva Pietro, sono contenta che tu mi abbia citato, perché io mi ricordo quando insegnavo e facevo il diario di bordo delle mie giornate, e poi ne discutevo con Raffaele Laporta, e la prima cosa che facevo entrando in classe era: allora, vediamo di capire questi ragazzi che risorsa sono, conoscerli, perché sono loro che mi renderanno possibile insegnare. Ecco, quindi questo discorso della ricerca che gli studenti fanno se gli diamo la possibilità di farlo. Quindi questa è la ricerca aperta, e noi l'abbiamo sempre fatta. Allora, è inutile il rapporto con l'università? No, io non credo, perché anche la teorizzazione, mettila pure tardiva, della ricerca responsabile serve, perché ci fa vedere le opportunità e ci fa vedere i problemi. Vado in fretta. Il rapporto con i ricercatori, probabilmente, visto che anche loro giustamente dicono dobbiamo essere motivati per fare ricerca, e quindi noi proponiamo la ricerca che stiamo facendo, a un certo punto di vista ci garantisce dei livelli, magari anche di conoscenza, che magari noi non abbiamo. Per cui è utile il rapporto, però il messaggio che io vorrei dare oggi, l'invito, assolutamente deve essere un rapporto in cui impariamo reciprocamente. Per cui è molto importante che Scienza del 18 valorizzi, che chi partecipa a questa iniziativa, può essere importante, valorizzi l'impostazione di Scienza del 18, le nostre pratiche, i nostri tempi. Questo ci chiede uno sforzo. Io ho sentito parlare di difficoltà a gestire Scienza del 18, lo capisco. E questo rapporto con l'università effettivamente ci chiede un impegno in più a documentare
questa ricerca aperta che noi facciamo per tradizione e per costituzione, renderla trasparente, a valorizzarla. Non dobbiamo essere succubi, dobbiamo essere assolutamente in un atteggiamento di collaborazione in cui il DNA di Scienza del 18 viene fermato, e questa è fatica. Abbiamo parlato di formazione, secondo me ce la dobbiamo reinventare. Ok, gli ultimi due interventi belli. Ringrazio veramente, perché qui si impara sempre qualcosa, veramente. E non era questo l'obiettivo? Tutti abbiamo imparato da tutti? Certo. L'obiettivo oggi era questo, oggi sicuramente. Sì, è stata una bellissima, per me è stato un bellissimo incontro. Posso fare una comunicazione? Certo. Che sa, scende sulla terra, veramente, sul terreno, c'è la messa a terra. Cioè, noi quest'anno dovremmo fare un'assemblea di Scienza del 18 nazionale, a cui naturalmente partecipano i soci e i coordinatori delegati dai centri sociali associati, dai centri associati. E in questa assemblea ci sarà all'ordine del giorno, oltre alla formazione, queste belle cose di cui abbiamo parlato, l'accordo con Bicocca, con le università, eccetera, anche il rinnovo del consiglio direttivo. E noi da tantissimi anni abbiamo un consiglio direttivo, non abbiamo mai rinnovato, mentre invece deve essere rinnovato dall'assemblea. Va bene, perché questo prevede lo statuto. Quindi io devo sempre essere quella che ricorda le regole, cosa che non mi piace perché non è nella mia natura, però va bene. Allora, il direttivo deve essere, diciamo, ogni 4 anni rinnovato. Questo significa che bisogna che ci siano dei candidati a coprire le funzioni del direttivo e che l'assemblea elegga il presidente, il vicepresidente, il coordinatore scientifico, cioè occorre, o comunque il presidente e il coordinatore scientifico. E questo, ricordiamo che praticamente io sono presidente da 10 anni ormai, Pietro credo da 12 anni. E a 12 da sempre, da sempre, vabbè, però ufficialmente in questa tradotto nuovo, sì, alla nascita formale di Scienza Under 18, che è nata come associazione nell'ufficio del notaio Lainati a Milano nel 2012. Ecco, e sono passati tanti anni, tante persone, tante bellissime manifestazioni, e però purtroppo anche questo onere di eleggere i membri del consiglio direttivo, per cui vi troverete nell'assemblea, che sarà logicamente online, come l'ultima volta che abbiamo fatto l'assemblea, e dovremo procedere a questo. Quindi io con tanto anticipo vi chiederò anche di presentare delle candidature. Perché, signori, non si può vivere di sola esperienza, bisogna anche vivere di innovazione, di partecipazione, quindi coinvolgere, trovare anche delle altre risorse. Io credo molto nella possibilità che possano esserci dei contributi nuovi, ecco, perché Scienza Under 18 ha seminato, ha formato, ha innovato, e quindi non è possibile che manteniamo una presidente che, insomma, ormai dal 2013 ha fatto la sua epoca. Tanto vi ringrazio. Ringraziamo tutti per tutti i contributi che ci sono stati.
Se qualcun altro vuole aggiungere qualcosa, diversamente l'ora è tarda, credo che possiamo aggiornare. Tanto buone vacanze, quelli che non ci vediamo. Sì. Vero. È vero, buone vacanze, è vero. Anche buone vacanze a chi va in vacanza. Mauro, hai gli esami? Sì, sì, esterno di maturità e poi inizio le sessioni d'esame in università, quindi... Allora, buon lavoro, tutto buona vacanza. Buon lavoro. Auguri. Auguri. Lo troveremo congelato nel freezer. Speriamo che l'università abbia l'aria condizionata. Neanche l'università, mamma. Ma spesso le scuole hanno dei seminterrati freschi, se non ricordo male. Accaparrati dalla commissione. No, perché sono umidi più che freschi, se ci sono. Esatto. Va bene. No, la cosa bella è che avevo pensato magari di poter andarmene tranquillo a farmene un periodo in Sardegna. Peccato, mi ha messo la sessione di tesi di laurea al 20 luglio, quindi sono indeciso. Se prendere andare e prendere poi l'aereo o tornare per fare la sessione di laurea e tornare poi là, oppure se basta, lascia perdere. Osa, Mauro, osa, vai. Te la concedi, te la...